Mr. Rudolph Valentino singing the famous El Relicario in Spanish. Rudolph Valentino è stato il primo grande divo della storia del cinema, la prima stella proiettata nel cielo di celluloide che ogni notte Hollywood accende per noi. Su di lui è sceso un lungo silenzio, un silenzio che sa di cose antiche, lontane, come i suoi film silenziosi. Chi ricorda ancora Rudolph Valentino? In Puglia, a Castellaneta, dove è nato il 6 maggio 1895, hanno celebrato insieme il suo centenario e quello del cinema, perché Valentino è nato col cinema. È il gamba Rodolfo Valentino. Ha saputo conquistare tante belle donne. Piace perché è nato in questo paese, insomma. Però poi veniva smontato da certe cose che si dicevano anche su Valentino. Era un bel uomo. Non lo so, che non fosse un vero uomo. Era un uomo. Agosto 1926, i funerali di Valentino attraversano un'America in lutto. È questa l'immagine che persiste nella memoria della gente, la morte improvvisa, tragica, di un sogno. È un tango lento, dice Dos Passos, che travolge tutta una nazione e segna la nascita di un nuovo mito americano. Ti dico, non ci avete idee, la gente che stavano là. La gente facevano a pugni, le signorine a piangere, si tiravano i capelli, si buttavano a terra. Ma cosa è successo qua? A me sembrava che era una rivoluzione. Abbiamo pianto quando abbiamo preso, perché è morto in un modo orrendo. Oh là là, come ha sofferto. Il funerale di Valentino credo che sia l'avvenimento più straordinario che si sia verificato nel nostro secolo. A dire centinaia di migliaia di persone, scene di un isterismo, suicidi, gente che si buttava sotto l'automobile, una cosa. Valeva la pena, tanto quando era suscitato. Even the death of Elvis Presley never. Neppure alla morte di Elvis Presley ci furono scene simili. Era la prima volta che si verificava un tale pandemonio per un attore. Pandemonium in such a scene for an actor. Rodolfo Guglielmi, si chiamava così. Valentino è un nome d'arte che porterà per ricordare le origini nobili della madre. Nasce da una famiglia della buona borghesia pugliese, aperta agli influssi della cultura europea. No, prima di tutto, il padre di Valentino era un italiano, d'accordo, che era ufficiale nell'armata e poi, quando è venuto a Castellaneta, è diventato veterinario, si occupava di... E la madre di Valentino era francese, era nata a Besançon. E con tanto di pancia ballava, tanto che noi dicevamo che il figlio era nato ballando.
era molto amico di mio fratello Peppino, compagni di ragazzate, sa, cose di ragazze, non studiavano. Il padre lo voleva avviare alla carriera militare, non fu preso per insufficienza toracica. È venuta una volta una compagnia di canzonettiste, ne ha presa una, l'ha caricata su di un calesse carico d'arance e se l'è portata sulla via di San Martino, seminando arance per tutta la strada. Studiò invece da agronomo nell'istituto di Nervi, vicino a Genova. La sua vita però non era quella, voleva cambiare, anche se non pensava minimamente al cinema. Era l'America che lo attirava, la terra dalle infinite opportunità, lontano da un'Europa ormai in bilico, tra follie e tragedia, con la Prima Guerra Mondiale alle porte. Nel dicembre del 1913, Valentino parte per seguire un destino imprevedibile. Azione! No! Cosa vuol dire essere un uomo del Sud? Cosa vuol dire essere un attore? Certo, la prima cosa che un uomo del Sud che fa è quella in qualche modo di uscire dal proprio ambito, dal proprio paese, perché sa benissimo che certi sogni sono irrealizzabili. Aspirare a diventare divo dove? A Castellaneta o a Foggia? No, insomma, no. Bisognava andare fuori in ogni caso. La famiglia gli diede un po' di denaro, ma quando arrivò a New York, in poco tempo lui lo spese tutto. Sulla nave per New York viaggiò in prima classe. Trascorse un periodo bellissimo. La vita sulla nave era meravigliosa. Era giovane, esuberante, con molto spirito d'avventura. Arrivando a New York fece tutti i tipi di lavori, come gli altri emigranti. Lavapiatti, giardiniere. Poi incominciò ad essere pagato per ballare con donne sole nei club di danza. A quei tempi a New York il mondo era diverso da adesso. Gli uomini pensavano solo agli affari. C'erano molte donne ricche che non avevano niente da fare il pomeriggio. Così andavano ai Tè Dansant, dove c'erano gigolò che ballavano con loro. E lui era un gigolò. La carriera di taxi dancer di Valentino fu interrotta tragicamente da uno scandalo che scoppiò nel 1917, quando Madame Bianca de Sol, infatuata di lui, uccise il marito. Ebbe un piccolo affair con una donna sposata che aveva incontrato all'Accademia di Danza e il marito diventò furioso quando li scoprì. Un giorno arrivò mentre Valentino stava ballando con sua moglie. Era perfettamente legittimato a farlo, ma stavano anche flirtando. E lo colpì in faccia con un pugno. Portava un anello al dito che ferì sulla guancia Valentino e per il resto della sua vita ebbe una piccola cicatrice. Fu un caso, quindi, come vuole la leggenda, a portare Valentino lontano dalle fumose sale da ballo della costa atlantica per fargli attraversare tutta l'America verso il sole della California. Là, per fabbricare il grande sogno del cinema, stava nascendo una nuova città e tutto era giovane. I suoi primi anni di carriera, prima del 1920, furono abbastanza insignificanti. Girò molti film interpretando parti di vagabondi, cattivi o gigolò. Veramente non fu ben considerato. Era un tipo di caratterista che nessuno sapeva bene come utilizzare. Aveva un aspetto un po' strano, da straniero. Gli affidavano parti che non gli permettevano di sfruttare al meglio le sue capacità. Hollywood
Hollywood fu un'istituzione conservatrice fin dall'inizio e alimentò il tabù del rapporto sessuale fra persone di razze ed etnie diverse. Si sa che lui in qualche modo non era amato dai magnati di Hollywood, perché in qualche modo rappresentava un po' uno straniero, un diverso, anche un'ambiguità morbosa che poteva, ecco, al massimo poteva aspirare a diventare il cattivo della situazione. Anche a me all'inizio, in Accademia, all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, mi dicevano: ma lei, Placido, non può fare i protagonisti, non può fare il rubacuori o il primo attore giovane, può fare però il caratterista, il cameriere, per esempio, o il villano nelle commedie di Molière e di Goldoni. La carriera cinematografica di Valentino iniziò con difficoltà, come la sua vita sentimentale. Nel 1919 si sposò per la prima volta con Jane Acker, una giovane attrice conosciuta sui set dove lui interpretava parti da caratterista. Il matrimonio fu un vero disastro. Non lo so, penso che fossero entrambi giovani. Probabilmente avevano trascorso una giornata speciale insieme e hanno deciso di sposarsi. È stata una pazzia, un pazzo, terribile errore. Si sposarono davanti a un giudice di pace, poi andarono all'Hollywood Hotel e improvvisamente Jane Acker si mise a strillare, diventò isterica. Sbatté la porta sulla faccia di Rodolfo e disse: ho fatto un grosso errore, non posso continuare così. Il matrimonio non fu mai consumato. Fondamentalmente lei era lesbica e lui pensava di poterla convertire. Per Valentino è la crisi. Ferito profondamente dalle nevrosi di Hollywood, sta per tornare a New York, quando viene scoperto da una delle più potenti donne del cinema di quegli anni, la sceneggiatrice June Mathis. Tutto il mito di Valentino è legato alle donne. Sono loro a crearlo e a usarlo. June Mathis era la donna più potente di Hollywood, perciò quando fu assunta dalla MGM per adattare al cinema I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, poté imporre Rodolfo Valentino per il ruolo principale, con grande sorpresa del regista e del produttore. Valentino entrò nel mondo del cinema quando Hollywood era un posto in cui le donne potevano lavorare, crearsi una posizione e avevano un potere reale negli studios. Queste donne videro in Valentino un uomo più in linea con quella che possiamo chiamare l'estetica femminile. In line with what one might call a feminine aesthetic, an aesthetic that emphasizes un'estetica che considera più importante l'erotismo della conquista sessuale, che preferisce i costumi, il look, gli atteggiamenti e la grazia alla forza fisica. Credo che ad inizio lavorazione June Mathis abbia riscritto la parte di Valentino allungandola sempre di più. E lui, che all'inizio non era certo un divo, al termine delle riprese era diventato la vera stella del film. Per Valentino è la svolta. Con I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse diventa improvvisamente una star. Il suo tango fa correre un lunghissimo brivido lungo la schiena di milioni di donne americane. Dopo i film di Griffith del 1915-1916, questo fu il primo grande film dell'epoca, una pellicola sensazionale che la gente, dopo aver visto, diceva: wow. Rodolfo Valentino ebbe successo presso il pubblico femminile. Dopotutto il cinema è uno spettacolo che offre pari opportunità a uomini e donne. Fu allora che i capi degli studios capirono di avere un nuovo pubblico a cui prestare più attenzione. Per molto tempo non seppero se il successo dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse fosse dovuto alla fotografia, alla regia o all'interprete, e non pensavano che fosse per l'attore. Le donne sapevano che era per l'attore. Female audiences knew it was because of the actor.
Quando l'ho visto nella scena del tango, mi sono sorpresa perché ballava un tango argentino autentico, eccetto che per i costumi. Lui era vestito da gaucho, mentre lei aveva un costume più da flamenco. Diventò una star nel momento in cui negli Stati Uniti c'era una forte reazione contro gli immigrati dal sud e dall'est dell'Europa. Si stavano definendo i parametri di bellezza fisica e di purezza biologica dei cittadini americani. C'era però un problema. La maggior parte dei film erano storie d'amore e se l'attore non era WASP, cioè bianco e di origine anglosassone, ci sarebbe stato necessariamente un contatto fisico ed erotico fra persone di origini etniche diverse. Che cosa aveva il cinema? Gli americani avevano dei cowboy, dei western, Douglas Fairbanks avec son gaucho, son photo, ma il n'y avait pas le Latin lover. Presto tutti i tebani danzeranno e chiunque conduce la danza costui è Dioniso. E muoveranno verso il monte dove aspetta la folla delle donne che hanno lasciato le spole e i telai invasate da Dioniso. La stessa cosa è avvenuta con Rodolfo Valentino. Appena muove i suoi passi di tango, le donne invasate lo seguiranno a milioni fino alla sua morte. Subito dopo i Quattro Cavalieri, Valentino gira con Alla Nazimova Camille, una sofisticata commedia hollywoodiana tratta dalla Signora delle Camelie di Théophile Gautier. La Nazimova, affascinante attrice e regista, era un personaggio anomalo nel mondo hollywoodiano e la sua influenza si farà sentire su Valentino, un'altra donna che si inserisce nel cerchio della creazione del nuovo mito. She had a coterie of women around her. Aveva una corte di donne intorno a lei, tutte sue amiche. La gente diceva che fossero un gruppo di lesbiche, ma questa è una diceria che è stata diffusa dopo. È vero però che Alla Nazimova ebbe molti amori, alcuni uomini, altre donne. Aveva un gruppo di amici molto interessanti, che erano chiamati i Bohemian di Hollywood. Sul set di Camille, nel 1921, Valentino incontra Natasha Rambova. Tra i due è subito il grande amore. I think Natasha was the big love of his life. Penso che Natasha fosse il grande amore della sua vita. Lei era una donna mozzafiato, piena di talento, una meravigliosa artista, con molto gusto, molto esigente, dominatrice. E penso che lui fosse pazzo d'amore per lei. Intellettuale, sofisticata, figlia dell'alta società newyorkese, scenografa, costumista, ballerina, la Rambova trasformerà definitivamente l'immagine di Valentino. Oh, la Rambova, non mi ero... La Rambova, prima di tutto, aveva scelto un nome russo per fare del cinema, ma si chiamava Winifred Hudnut. Questo è il numero 6612 di Sunset Boulevard e questa è la casa dove Natasha visse prima di sposare Valentino. All'inizio del loro matrimonio abitarono qui per un po'. È una casa piccola, erano molto poveri in quel periodo. Lei aveva addirittura dipinto un tappeto sul pavimento perché non potevano comprarne uno vero. Il 12 maggio del 1922, Rodolfo e Natasha si sposano nel Nuovo Messico.
Valentino è una grande star, ma questo non gli impedisce di finire in carcere per bigamia. Per la legge californiana, infatti, doveva passare un anno tra divorzio e nuovo matrimonio. La prima moglie era una vipera. Ho letto da qualche parte che non consumarono neanche il matrimonio, che la sera vissero separati. La seconda è bella ed è buona e mi ha detto: sono felice di aver sposato un italiano perché solo gli italiani sanno amare. Gli studios non fecero alcun tentativo per scarcerare Valentino o per pagare la sua cauzione. Volevano dargli una lezione. Non approvavano il matrimonio con la Rambova. Pensavano che lei avesse troppo potere e influenza nella sua vita. I rapporti tra Natasha Rambova e i grandi studios hollywoodiani per cui lavorava il marito furono sempre burrascosi. Fu lei però a consolidare definitivamente l'immagine di Valentino, misterioso, ambiguo, dolce e violento, come i miti della Grecia classica. Questa Natasha era cattiva, oh là là, mi pare che l'umiliava anche quando erano invitate, perché voleva comandarlo. Le donne americane amano che gli uomini ubbidiscono. Natasha Rambova riteneva che gli studios stessero facendo soldi con il talento di Valentino, ma che però non gli dessero buone storie, aiuto e soprattutto che non lo pagassero abbastanza. Voleva sempre dare il suo parere e allora diceva: oh, ma c'è un scenario idiota, c'è un scenario idiota. Rambova. Fu la Rambova a creare il Latin Lover, e questo prescindendo dalla sua relazione sentimentale con Rodolfo. Fu lei che lo coltivò, lo fece dimagrire, gli modellò le sopracciglia, gli fece mettere la brillantina, gli disse come essere più sofisticato, creando il nuovo stereotipo del Latin Lover nell'immaginario collettivo americano. Con Lo Sceicco, un riadattamento da un romanzo popolare softcore, Valentino divenne qualcosa di diverso da un attore famoso. Per lui, come più tardi per James Dean e Marilyn Monroe, incomincia il mito. Lo Sceicco è una inglese giovane, bella, ma non ha più i genitori, è molto indipendente. Ha un fratello che ha 20 anni di più e che non si occupa di lei, e questa qui, siccome è ricca, le piace viaggiare. E allora è andata un giorno in Africa del Nord e ha detto: andrò a visitare il deserto. E c'è uno sceicco, un giovane sceicco, cioè Rodolfo Valentino, che l'ha osservata e la trova bella e vuole averla. La base è semplicemente un amante che ottiene quello che vuole con la forza. Jamais gli uffici di turismo hanno avuto molte domande, perché tutte le donne volevano andare nel deserto, speravano di trovare un sheikh. Nel libro c'è uno stupro. Il protagonista possiede con la forza una donna bianca dopo averla rapita. Nel finale del film si scopre però che l'uomo, Valentino, è bianco e inglese. Così il problema razziale viene rimosso ed è tutto ok. Quello che era indimenticabile è quando strappa la signorina dal cavallo. Tesevu, petit idiot. Andavo al cinema unicamente per questa scena e rimanevo tutto il pomeriggio, e mia mamma dice: ma t'as pas fini, on va pas dormire là quand même. Perché lo sceicco colpì con tanta violenza l'immaginario erotico femminile di quegli anni? Quali meccanismi si nascondono ancora oggi dietro al mantello arabo e al cavallo bianco di Valentino? Da una parte sì, le donne adoravano, no, questa presenza che faceva paura, no? L'uomo che
poteva rapire la donna, no? Prenderla con forza, eccetera. E allo stesso momento lui aveva una certa passività, aveva un aspetto languido, un aspetto, no, abbastanza femminile, come sappiamo. E così era forse per questo più attraente, no? Perché era il tipo forte, però che non avrebbe mai fatto veramente male alla donna. Era esattamente quello che non avevano nella vita. Valentino rappresentava un tipo di uomo diverso. Era l'alternativa al gran lavoratore tutto d'un pezzo, all'uomo d'affari. Ha visto dei film americani di quell'epoca, prima di Valentino? Il ragazzo di chewing gum, come sa, non sapevano baciare. Voilà, quando sognavo di Valentino, non avrei mai potuto sposare un uomo brutto, anche se fosse stato miliardario, perché mi ha fatto amare la bellezza. Parlare di Valentino vuol dire parlare delle donne che, pagando il biglietto, l'hanno amato nel buio di migliaia di sale cinematografiche, le donne americane degli anni venti che stavano vivendo la propria emancipazione. Valentino fu creato per interpretare le contraddizioni della società americana in un periodo di trasformazione, quando le donne stavano entrando sempre di più nella vita sociale e nel mondo del lavoro, assumendo in tal modo maggior peso come consumatrici. Lui è l'oggetto perfetto per questa nuova donna, no? La donna che può dire: io voglio scegliere, no? Il tipo di uomo che mi piace, eccetera. Un oggetto per i sogni. Vous savez que quelqu'un a dit que dans la vie il faut tout de même une partie de rêve, bisogna avere una parte di sogno, e lui, non costava molto caro il cinema. La vita quotidiana di Valentino fu trasformata dall'incredibile successo dello sceicco e arrivò improvvisa anche la ricchezza. Una ricchezza hollywoodiana enorme e apparentemente inarrestabile. Appena Valentino ebbe un po' di denaro, diventò come un ragazzino che entra in un negozio di giocattoli e compra tutto quello che ha sempre voluto. Le cose veramente importanti per Rudy erano la casa, la famiglia, i cani, gli amici. Natasha invece era più concentrata sul successo personale e la carriera. Naturalmente Valentino, essendo italiano, amava il cibo italiano, specialmente le spezie come aglio e cipolla, ed era famoso per il suo alito pesante. Con Valentino si consolida il meccanismo legato allo star system che sfrutta l'immagine dell'attore anche al di fuori delle sale cinematografiche. Valentino diventa un viso che fa comprare oggetti e lancia mode. Fu lui il primo a mettere la brillantina sui capelli e tutti i ragazzi naturalmente si misero la brillantina.
Aveva le basette e tutti si facevano crescere le basette. Eravamo come i ragazzi di oggi. Anch'io ero un ragazzo allora. Sua moglie gli regalò un braccialetto da schiavo. Per la gente fu uno shock vedere in quel periodo un uomo portare gioielli. Era un semplice braccialetto d'argento. Oggi sarebbe una cosa normale, ma Valentino fu il primo a indossarlo e lanciò una moda. Nel 1922 Valentino interpreta un altro grande film, Sangue e Arena. Il film mette in risalto le grandi capacità interpretative dell'attore, in grado di passare dai ruoli brillanti a quelli drammatici con un'adesione totale al personaggio. Valentino faceva come un dilettante di torriere. E un suo amico fu ammazzato dal toro e Valentino ammazzò al toro. Poi sposò una ragazza che lui conosceva quando erano bambini, brava signorina. Ma quando diventò famoso torriere, una signora, credo che era una baronessa, gli tirò un anello e Valentino prese l'anello. E da allora in poi lui corteggiava con lei. E a quel punto lo sdegnai lui. C'ha una moglie così simpatica, una bella ragazza, e lui sta corteggiando un'altra signora qua. E credo allora fu che il toro lo colpì e lui cascò a terra e morì. Ed io, che guardavo, lo pianse come un bambino di 2 anni. Stupido, disse, mica Valentino è morto davvero, è sul film. I know, lo so, disse, che è sul film, è nel film che lui è morto, ma è stato così bello eseguito che a me mi è sembrato che è stato ammazzato dal toro realmente, no? Paradossalmente, soltanto l'Italia riserva uno sdegnato silenzio ai film dell'attore. Di fatto, Valentino è boicottato dal regime fascista per la sua scelta di diventare cittadino americano. In realtà, le motivazioni sono diverse. Non è un caso che proprio nel 26, cioè l'anno dell'uscita dell'ultimo film di Rodolfo Valentino, Il figlio dello sceicco, in Italia esce un film di Camerini intitolato Maciste contro lo sceicco. La contrapposizione sceicco-Valentino con Maciste, Bartolomeo Pagano, questo scaricatore di porto scoperto e che diventa un eroe nazionale, un attore nazionale, questa contrapposizione diventa emblematica di qualcosa di più probabilmente sottile. Voglio dire, non dimentichiamo che all'epoca i cinegiornali fascisti propagandavano per esempio un modello di seduzione, di virilità, che però era di tipo produttivo, e cioè un invito esplicito a fare figli per la patria, magari figli poi da mandare al macello. Ecco, una fiera rampogna contro colui che ha rinnegato la patria. Il modello di seduzione di Rodolfo Valentino era un modello più ambiguo, più raffinato, esteticamente sfuggente. Diciamolo pure, Valentino non è mai stato un mito italiano, è stato un mito hollywoodiano. La
La bellezza di Valentino, al di là di ogni polemica, ha un fascino inquietante e senza tempo. Il suo sguardo brilla di una luce antica. A mio parere è molto emblematico il fatto che Valentino emigri dall'Europa agli Stati Uniti. Io credo che lui porti il suo mondo mediterraneo, greco, in America e che lui sia davvero pan in America. Lui era un ragazzo del Sud con tanto di cultura del Sud, cioè non dimentichiamo che c'è una cultura profondissima. Se noi pensiamo che le prime forme di spettacolo a livello, proprio nel pensiero occidentale, nella cultura occidentale, nascono nella Magna Grecia. Il suo tipo di bellezza dimostra che ci sono stati sotto i modelli molto antichi, no? Tipo Pan o Dionisio, non so, comunque sicuramente non i modelli, no, di una certa eleganza contemporanea degli anni venti. È per questo che forse ha potuto scappare dai ruoli stereotipati italiani, diciamo, no? Ma Valentino sicuramente rappresenta quella forma di vita così breve, la giovinezza, la bellezza, che ha certo a che fare con il divino e che in fondo tutti noi uomini aspiriamo, però non sempre abbiamo il coraggio di accettarlo. Inevitabile e violenta scoppia la reazione dei maschi americani nei confronti dell'attore. Non ci stanno a vedere le loro donne correre dietro a quello straniero. È allora che nascono le voci più fantasiose e diffamanti che resteranno legate alla figura di Valentino. Se sapesse tutte le cose orrende che hanno scritto su di lui, io sono la sola donna che ha scritto la sua biografia. Ma se vede le biografie scritte dagli uomini, sono terribili. He was making money off of millions of women that he was being paid. Guadagnava soldi grazie a milioni di donne. Era pagato per far l'amore con loro sullo schermo. E questo riportò a galla l'immagine dello gigolò, del ballerino di tango a pagamento che si trascinava sin dall'inizio. Fu uno dei cliché con cui lo perseguitarono fino alla morte. Hanno detto che era impotente e c'era un giornalista che si chiama Timothy, non so più come, ha scritto: Madame, signore, l'uomo che avete amato era un impotente, un ladro, un chevalier, se sapesse tutto quello che ha scritto. In anni recenti, il popolo omosessuale, prescindendo dalle tendenze sessuali dell'attore, ha trasformato Valentino in un'icona. Un essere legato al concetto assoluto di bello, che si offre attraverso lo schermo al desiderio di chi guarda. Il viso emana un mistero e forse non troverà mai la melodia nel cuore del ballerino che dai un altro tango. Le storie sull'omosessualità di Valentino si diffusero soltanto negli anni 70, quando il movimento dei gay e delle lesbiche americano prese coscienza di se stesso e si rafforzò. Cercando degli eroi in cui potersi identificare, penso che molti abbiano ingiustamente dichiarato che Natasha Rambova e Valentino appartenessero alla nuova cultura omosessuale americana. Forse è importante per il movimento omosessuale, forse per avere un'icona. Ogni movimento vuole, infatti, Rodolfo Valentino. Valentino rappresenta una
un oggetto, diciamo, di bellezza, no? È come lui, è come se il corpo fosse, no, un oggetto artistico, estetico. È l'incarnazione della bellezza. Poi c'è anche il fatto che aveva lui quell'ambivalenza sessuale, no? E così poteva, lui si offriva allo sguardo di tutti, alle donne sì, ma anche ovviamente agli uomini, no? Nel pubblico. E essendo un uomo bello e avendo, no, quella specie di passività, che lui poteva ricevere gli sguardi, no? Poteva attirare anche gli uomini gay. Lo schermo mostra un divo, la bocca si aprirà, lui vuole dire io vivo, poi senza voce canta. Nel 1923 l'aumento continuo delle richieste da parte di Valentino e della Rambova mettono in crisi il rapporto con i produttori e si arriva al blocco completo dell'attività cinematografica dell'attore. Fu per l'influenza di Natasha che Rudy prese posizione contro la Paramount. Disse: voglio avere storie migliori, voglio essere consultato per la scelta del regista e per l'impostazione del film. Lei lo difendeva, lavorava per lui, disegnava i suoi costumi, lo consigliava sui ruoli da interpretare. In tanti modi stava diventando la madre che lui aveva perso. Era gelosa, naturalmente, e voleva fare anche lei un film. Tutti sanno che Valentino, a causa delle sue richieste, fu cacciato dagli schermi. La Paramount gli impose di non lavorare nel cinema fino a che non fosse scaduto il contratto che aveva firmato con loro, cioè per 2 anni. Valentino e Natasha decisero di aggirare il contratto iniziando un tour di danza per gli Stati Uniti. Di solito facevano 3 numeri. Il tango era l'ultimo e tutti aspettavano il tango. Io l'ho visto. L'ha visto ballare il tango? La donna è quasi abbandonata nelle sue braccia. Per me essere parente di Valentino è una cosa speciale, dato che ballo il tango, la danza che lui amò. Il tango è un ballo assolutamente unico. Uno scrittore argentino molto famoso ha detto: il tango è un sentimento triste che danza. C'è un autore americano che si chiama John Dos Passos e diceva: je déteste le végétarien, non voglio accettare le star come... Ma ho visto Valentino ballare il tango e sono costretto a dichiarare che non c'è nessuno che balla il tango come lui. Il tour di danza rende più saldo il rapporto tra Valentino e la moglie. È un periodo sereno e tra un treno e l'altro l'attore scrive anche un libro di poesie, Sogni ad occhi aperti. La scoperta di questo libro di poesie mi presenta Valentino sotto tutt'altro aspetto, insomma. Non dico il grande intellettuale, ma sicuramente un uomo che ha una... che si pone delle domande sul suo essere, su che cosa... E c'è una... ce n'è una molto breve, Povertà, che è inutile ogni commento perché si commenta da sé. Dice: se possedessi l'oro della terra e tra le mani lo scettro dell'universo, di grigia povertà sarei vestito se solo dovessi mendicare il tuo amore. Il tour durò 2 anni e attraversò trionfalmente l'America. La forzata assenza dal set non incrinò minimamente la notorietà di Valentino. Quando ritornò ad Hollywood, si vide offrire carta bianca per fare il film che preferiva. He wanted to play Captain Blood.
Lui voleva fare Capitan Blood. Sarebbe stato un grande ruolo per Rudy, molto mascolino, un film d'azione, una cosa perfetta per lui. Natasha invece voleva girare Monsieur Beaucaire, perché era ambientato alla corte francese e lei avrebbe potuto creare costumi fantasiosi e trucchi complicati, compreso il neo sulla guancia di Valentino. Fu una scelta della Rambova. Voleva mostrare Valentino in modo più sofisticato. Voleva esibire la sua creatura. Il pubblico non lo accettò come damerino. Aveva perso tutta la sua virilità con quelle parrucche. Monsieur Beaucaire, il film che Natasha aveva voluto per Valentino, fu un fiasco clamoroso. La United Artists ebbe quindi buon gioco nell'obbligare l'attore a firmare un contratto che precludeva a Natasha Rambova anche l'accesso al set dei nuovi film. Fu l'inizio di una crisi coniugale insanabile e drammatica. Natasha si sentì delusa, si infuriò e si sentì tradita. Dal momento in cui si erano incontrati a quando lui aveva firmato il contratto con la United Artists, tutta la sua vita, il suo talento, erano stati dedicati a lui. E questo era il modo con cui la ringraziava, cacciandola fuori dagli studios. Erano tutti e due molto testardi, individualisti. Non concedevano niente. Andarono allo scontro rimanendo sulle proprie posizioni. C'era qualcos'altro che aggravava i problemi da molto tempo. Rodolfo voleva un bambino, voleva un figlio da lei. E Natasha Rambova, che era una protofemminista, non era contro i bambini, ma pensava in quel delicato momento della propria carriera di non poter permettersi una famiglia. Lei tornò in Europa, nel castello che la sua famiglia aveva a Juan-les-Pins, sulla riviera francese, e annunciò il divorzio da Valentino. Hollywood è sempre stata attratta morbosamente da religioni e culti esoterici e dalla magia. Valentino si avvicinò tramite la Rambova alla società teosofica di Madame Blavatsky. Pare che praticasse la scrittura automatica e le sedute spiritiche. Ci sono fotografie che lo ritraggono nei panni di Penna Nera, il suo spirito guida. Ma la foto più inquietante è quella in cui impersona il dio Pan. La foto del dio Pan è un punto saliente della vita di Valentino perché è stata citata nella causa di separazione della prima moglie ed è stata portata come prova della sudditanza di Valentino alla Rambova. Si diceva che fosse la testimonianza di rituali chiaramente panici, rituali pagani in questo cerchio magico. Valentino e la Rambova non facevano soltanto magia, appartenevano a un cerchio magico, appartenevano a un gruppo di persone che praticava la magia, che si occupava di occultismo e si occupava soprattutto di studi riferiti all'occulto. Questo quadro di Madame Blavatsky, sotto il quale si dice facessero sedute spiritiche o invocassero entità, apparteneva alla madre della Rambova. Quindi la Rambova, già dalla famiglia, aveva avuto una conoscenza di pratiche magiche. Per Valentino il cerchio magico ha significato che tutte le donne, dalla Juni Matis alla Nazimova, a Natasha Rambova, lavoravano per creare la sua immagine, facendo in modo che Valentino realizzasse nell'esteriorità la potenza iniziatica che aveva.
Valentino spezza il cerchio magico nel momento stesso in cui si allontana da Natasha Rambova, senza probabilmente capire l'atto che sta compiendo, senza dare una giusta proporzione a quello che questo suo gesto può comportare per lui stesso. Infatti, nel breve giro di 2 anni, Valentino morirà. Dopo l'abbandono di Natasha, Valentino cambia profondamente. Qualcosa si è spezzato. Il cerchio magico di donne che l'aveva creato ormai non esiste più. Le persone che conoscevano bene Valentino mi hanno detto che cambiò dopo l'abbandono di Natasha. Diventò sempre più sconsiderato, incominciò a bere molto ed ebbe incidenti stradali, di cui uno molto serio. Ebbe anche avventure sessuali per cercare di rimpiazzare l'amore di Natasha con altre donne. Una delle donne più interessate a Valentino era l'attrice Paola Negri, che quando vide l'opportunità di mettersi con lui si trasformò nella sua ombra. Andavano insieme ovunque. Poi Paola annunciò che erano fidanzati. Paola Negri era un'attrice famosa e aveva in Germania tornato su Max Reinhardt, aveva fatto del teatro. Valentino non annunciò mai il fidanzamento. Forse era solo pubblicità per Paola Negri. Continuano intanto gli attacchi della stampa con allusioni pesanti alla sua virilità e per Valentino diventa sempre più difficile ignorarli. A Chicago, un giornalista del Chicago Tribune, il giornale principale della città, definì Valentino, che stava facendo il tour promozionale per il suo ultimo film, Il figlio dello sceicco, piumino rosa. Frase che allora era un insulto, come dire effeminato. Valentino ha scritto al direttore perché l'articolo non era firmato. Dunque era una novella. E il direttore sa che un direttore di giornale è responsabile e non ha voluto dare il nome. Valentino sfidò il giornalista a duello, ma gli fu risposto che i duelli erano illegali in America. E lui disse, bene, mi batterò a box, ma il giornalista scomparve. Lui è come Dioniso nelle Baccanti. Dioniso nelle Baccanti irrompe in questo mondo pieno di bacchettoni e seduce non soltanto le femmine dell'antica Grecia, ma nel caso di Valentino le femmine americane, ma in qualche modo fa andare in bestia anche i critici e soprattutto gli uomini che vedono in lui un simbolo, diciamo anche sessuale, che rompe la tradizione anglosassone, della bellezza anglosassone. Questo è un latino, con gli occhi, con i capelli straordinariamente a tacche nere, come diceva. Sì, sì. Rompe proprio il peccato. La rottura con Natasha, gli insulti, lo stress da lavoro, le notti folli causarono a Valentino un attacco di peritonite che fu diagnosticato in ritardo. Senza penicillina non fu possibile risolverlo. E il 23 agosto 1926 Valentino moriva a New York. Per un'intera settimana prima della sua morte, ogni giorno le prime pagine di tutti i giornali dicevano sta un po' meglio, oppure è peggiorato, ha la febbre alta. C'era suspense. Sa che quando hanno detto che stava male, c'erano delle donne che dormivano nella strada per aspettare il bollettino dei medici. Avevo l'amico, impresario Ullman, che ha voluto aprire la finestra perché era il 22 agosto, c'era il sole, ha detto no, lasciate entrare il sole per penetrare nella valle delle tenebre di cui nessuno ritorna, voglio una grande luce. E poi si è spento.
Dice, è morto Rodolfo Valentino. Se uno mi punceva con un ago, non credo che il sangue usciva. Mi sentì uno svenimento proprio. Ritornai a casa, non dietro a lavorare. Ritornavo a casa che abitavo dentro un piccolo appartamento là. Era settato a letto, chiamai alla fabbrica e dice che non vengo a lavorare oggi, sono malato. Dice, sono malato. E non feci altro che piangere tutto quel giorno. Mi vidi quel giorno sperduto, come un uccello che uscì fuori dal nido e che era sperduto, non sapevo cosa fare. Quando Paola Negri seppe che Valentino era morto a New York di peritonite, prese immediatamente il treno per essere là e fu fotografata vestita di nero come una vedova. Non si era mai sposata con Valentino, ma si vestì ugualmente come se fosse la sua vedova e fece delle scene terribili scendendo dal treno. Svenne addirittura. I fotografi e i cameraman le dicevano ancora una foto e lei sveniva di nuovo. Ancora una foto e lei svenne tre volte perché lei era una grande attrice. Quando è morto, allora Mussolini ha mandato un telegramma e c'è una delegazione fascista che è arrivata a New York e ha voluto fare le cose, e sono litigati, sono disputati. Naturalmente i fascisti poi ne approfittarono, per dire, l'hanno fatto diventare fascista a posteriori, morto, quando non si poteva più ribellare, lo vestirono con la commissione e sepolto così. Nel suo ultimo film, Il figlio dello sceicco, Valentino interpreta per la prima volta due ruoli contemporanei, quello del padre e quello del figlio. Vedendolo giovane e vecchio insieme, nasce spontanea la domanda. Valentino poteva invecchiare? Il dottore l'ha fatto capire che non potrebbe guarire. Allora ha detto, pensandoci bene va meglio così, perché le donne che mi hanno fatto la mia gloria non mi avrebbero mai perdonato di invecchiare e io avrei sofferto dal loro abbandono. In realtà è stata una vittima delle donne. Ricorda ancora Valentino a più di 70 anni dalla sua morte. In Italia poche persone. Negli Stati Uniti invece l'attore continua ad essere amato, segno che il suo è stato ed è ancora un mito americano. Lui è l'unico, l'unico che fa ardere il cuore. Ora e sempre Rudolph Valentino. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Lui ti colpisce direttamente. Sento di conoscerlo da tanto tempo, anche se l'ho incontrato solo 2 anni e mezzo fa. È diventato una parte importante della mia vita. Mi ha portato la felicità quando stavo passando un momento duro.
È arrivato e mi ha detto, dai, divertiamoci un po'. Ed è quello che abbiamo fatto. Gli sarò per sempre grata per quello che lui mi ha dato. Tanto amore, tanta gentilezza, la sensazione che l'amore è per sempre. Shake of Arabia.